Pesce, io sono Ernesto Spartano, era a nome del gruppo, ma a nome dell'intera comunità di Brezzi, i popolani della Cassone, ringraziano voi cittadini, l'autorità qui presente costituita, per quando ci volete bene e fate per noi l'organizzazione. Noi questo 400° genetriaco lo diamo alla città con amore, fatto di cultura, tradizione, arti, e abbiamo voluto sposare questo giorno, sempre voluto dalla popolazione di Brezzi, che mi hanno a me per intercesso per persona a fargli sapere che la Sezza è patrimonio di cultura, arte e folklore di tutti voi, di tutta la provincia e di questo momento per i secoli ad avvenire. La Sezza di Brezzi mi fa giuramento che sarà sempre a servizio del cittadino e delle istituzioni di questa città e di questa provincia. Celebrazione giustamente in sala consiliare. Ma è stato un modo di ringraziare gli organizzatori della Sezza che da 400 anni di padre in figlio si tramandano una tradizione folkloristica e culturale che va al di là del folklore, è una cultura che avvicina il passato al presente e in un periodo in cui tanti valori vanno persi, questo invece non solo rimane ma si valorizza ulteriormente. La Sezza è conosciuta non solo in Italia ma anche all'estero e crediamo che noi dobbiamo valorizzare queste tradizioni. Potrebbe essere anche il caso di organizzare prossimamente un convegno sulla Sezza e semmai farla esibire al Teatro Gesualdo. Degli Spini, il bando di Avellino, Bellizzi ha una tradizione quindi di 400 anni, avevamo immaginato iniziative diverse ma l'emergenza ci ha bloccati, però abbiamo voluto ospitarli nell'aula consigliare per ringraziarli e consegnare loro una targa che simbolica nel ringraziamento di tutta la città degli Spini. Consegna la Sezza di Bellizzi da 400 anni, espressione della più autentica tradizione folkloristica e popolare della città di Avellino. Questa è la targa che vogliamo. Il sindaco di Avellino ci fa questo lustro, questo onore che noi sentitamente prendiamo a cuore. E non mi nascondo che qualche oretta fa siamo stati dinanzi al cimitero di Brezzi, dove abbiamo intonato il silenzio e poi alle lapide dei caduti delle grandi guerre che piangono, però molti hanno pianto, chi l'ha espresso esternamente, chi molto nel cuore, a ricordare coloro che ci hanno formato, gli scomparsi eredi di Caposenza, Ferdinando Tomeo e Leopoldo Iannacucci. Hai nominato durante la cerimonia due personaggi storici della Sezza, due personaggi amati dalla comunità e che avete ancora tutti nel cuore. Sì. Già emeriti scomparsi Capo Sezza e Capo Quadriglia Tomeo Ferdinando e Leopoldo Iannacucci, ma comunque si associano anche tutti i sezzaioli defunti che hanno dato il loro contributo a questo patrimonio. Stamattina li abbiamo omaggiati floralmente al cimitero, si è pianto chi non ha saputo trattenere le lacrime ed è giusto che io dica, anche se Leopoldo riservatamente me la sussurrava sempre all'orecchio,
che questa nostra cultura non è altro che segno di sacralità, ritualità e gestualità, comunque e sempre con giuramento di proprietà degli Avellinesi e di tutti gli Irpini.